Però hai visto questa chiusura, apertura delle scuole, ricorso al TAR, riaperture di chiusura. Allora, tutto questo sicuramente danneggia l'apprendimento dei bambini e rende tutta la situazione un po' instabile. Ecco, come associazione, come valuti quello che sta capitando? E secondo te, un'impressione personale, è giusto ritornare a scuola o ancora, secondo te, è troppo presto? Ma guarda, sicuramente c'è da dire che l'assenza dai banchi scolastici per i bambini e per i ragazzi non è una condizione facilitante per quanto riguarda il loro sviluppo attuale, ma per quanto riguarda anche il loro futuro. Certo, un mio giudizio personale diventa un po' difficile da dare quando tocchiamo con mano poi dei dati di un certo tipo, quindi io non sono da questo punto di vista nelle condizioni di poter dare contro ai virologi o chi ha preso queste decisioni. Quello che posso dire è che ci sono sicuramente delle grandi, come dire, ci sono delle ripercussioni veramente molto forti quando i bambini non possono andare a scuola. Quindi queste ripercussioni sono delle ripercussioni sia dal punto di vista degli apprendimenti e quindi la possibilità di poter coltivare quello che appunto è mettere a frutto delle potenzialità future, perché le nozioni che si apprendono a scuola sono quelle che poi nel futuro potranno mettere a frutto appunto delle potenzialità che non sono soltanto legate agli insegnamenti, ma che sono anche tutte quelle che si sviluppano proprio dalla vita relazionale. Per cui i bambini che oggi stanno chiusi dentro casa, a parte il fatto che sicuramente hanno vedremo poi quelli che saranno gli esiti di questa, tra virgolette, reclusione, perché gli viene impedito di poter avere una vita sociale, di poter, fare tutta una serie di cose che, soprattutto per quanto riguarda i nostri bambini e ragazzi in Calabria, erano già fortemente compromesse da tutta una serie di deprivazioni che purtroppo dobbiamo dire la nostra regione presenta. Tu sei stato 31 giorni positivo al Covid, diciamo così, qualche giorno in meno, ma siamo là. Tutto parte, così racconteremo anche quello, diciamo, le disavventure, possiamo dire così, che ti sono capitate e come ha funzionato la macchina dei tamponi, perché abbiamo tanta gente che è di fatto positiva e ha difficoltà ad avere risultati dei tamponi. Insomma, situazioni difficili che racconteremo, li racconterai tu per tutti quelli che in questo momento non lo possono fare, che sono a casa, che sono in quarantena, anzi in isolamento, affetti dal Covid, hanno bisogno di trovare anche delle soluzioni. Allora, Nicodemo, tutto parte una trentina di giorni fa. Che cosa è accaduto? Al 23 ottobre mi ritrovo in quarantena per una positività di mia moglie che 2 o 3 giorni prima aveva fatto un test sierologico ed era uscito negativo. Eravamo tranquilli, abbiamo detto evidentemente i primi 10 giorni di ottobre aveva avuto una leggera forma di raffreddore, abbiamo pensato che fosse il classico raffreddore di cambio stagione. E niente, poi ha fatto questo tampone a distanza di oltre 2 settimane e niente, è risultata positiva al Covid e niente, poi in automatico sono entrato in quarantena pure io. Ho atteso oltre 9 giorni per il primo tampone, dopo il primo contagio di mia moglie, che tra l'altro si è negativizzata a distanza di 8 giorni, facendo il secondo tampone dopo 9 giorni è risultata subito negativa. E io invece al primo tampone positivo, perché chiaramente ho deciso, perché ho visto la sofferenza di mia moglie quando ha saputo che è positiva al coronavirus, non me la sono sentita di lasciarla sola e sono rimasto in casa con lei, sapendo i rischi che correvo. Però, visto che stava vivendo una situazione non particolarmente felice, anche per via di quello che si è detto, e l'ho detto proprio in apertura, quando naturalmente abbiamo iniziato a parlare, pettegolezzi, tante falsità che non sono mancate per diverse settimane e niente, ho visto questa sofferenza e non ho esitato minimamente di lasciarla, di
di andare ad isolarmi, sono rimasto qui e niente, poi mi ha contagiato pure a me. Infatti al primo tampone sono risultato positivo. A distanza poi di 10 giorni, per tranquillità, visto che ero positivo io, lei ha voluto fare un terzo tampone, e anche il terzo tampone è risultato negativo. Tantissimi ritardi, abbiamo sconfitto il Covid, ma è stata veramente dura perché spesso e volentieri non ricevevamo i risultati. Addirittura per il secondo tampone non abbiamo minimamente ricevuto nessun risultato. Ho dovuto chiamare io in prefettura a distanza di 10 giorni per conoscere che mia moglie fosse negativa per la terza volta e io positivo per la seconda. E poi ieri la notizia straordinaria che io sono negativo, asintomatico, sono stato sempre, non ho avuto mai problemi, neppure mia moglie, e niente, abbiamo superato così, con l'affetto soprattutto, ma è stata un'esperienza che ci ha particolarmente segnato anche a livello psicologico, per i ritardi, per quello che abbiamo subito, le continue chiamate che ci facevano i primi 15-20 giorni le autorità, però diciamo siamo stati forti e ci siamo riusciti.